Manicomio di Agrigento, fino a qualche tempo fa, c'era scritto grande, perché non si potesse leggere da lontano: non tutti lo siamo e non tutti ci siamo. E si racconta che un signore avesse fatto panne di gomme proprio davanti al manicomio di Agrigento. Sapete, è una grande seccatura, ti rendi conto che hai bucato la ruota, di solito si impreca in tutte le lingue possibili, immaginabili. Questo signore fa tutta la trafila, svita i bulloni della ruota bucata, li appoggia sul copriruota, che è una coppa di metallo, lo appoggia per terra, va per prendere la ruota di scorta, dà inavvertitamente un calcio a questa coppa che con tutti i bulloni finisce nella griglia della fognatura. Madonna santa, ora come hai a fare, ora come faccio, ora come hai a fare? E c'era affacciato al manicomio un ospite del manicomio che, guardando la scena, fa: scusasse, signor lei, se mi permette, ma se lei svita un bullone dalle alce e c'è ruote, per il momento monta la ruota bucata così com'è, al primo distributore di benzina risolverà il problema. Talè, un pazzo! Un pazzo, non cretino! È diverso, è molto diverso. È un'altra cosa. Nuova puntata di reportage dedicata all'attore brillante agrigentino Doc Gianfranco Iannuzzo, a cui diamo il benvenuto. Impegnato qui ad Agrigento in questi giorni nello spettacolo Girgenti Amore Mio, un tributo alla tua città, ma anche un titolo universale, perché chiunque può in un certo senso identificarsi in questa Girgenti per ripercorrere i ricordi della propria patria natia. Sì, è la cosa che premetto all'inizio dello spettacolo. Avverto gli spettatori che mi sembrava in questa nuova avventura un po' presuntuoso, parlando della mia città, riuscire a parlare della città di ciascuno di noi, di ciascuno di voi, rivolgendomi agli spettatori. Però è un po' così, perché se ci si pensa bene, in realtà noi tutti siamo legati a un doppio filo di ricordi per la nostra città. I ricordi allegri, simpatici, comici addirittura, che riguardano la nostra infanzia, le nostre esperienze più belle, più serene. E a Girgenti che Pirandello ha preso l'Oscar, ha parlato dell'umorismo dei girgentani. Non esisteva. Girgenti è il nome che non c'è più di una città che c'è ancora, e come se c'è ancora. E quindi è diventata, questo ti dicevo Daniela, oltre quasi le mie intenzioni, veramente una metafora di appartenenza, di città. Io parlo della mia, io parlo di Girgenti, ma anche di cose che sembrerebbero soltanto nostre. Parlo di Bonamorone, parlo di San Galò, parlo di San Leone, Santulì, parlo di però parlo anche dell'attaccamento che abbiamo per il mare, i nostri valori meravigliosi, cos'è davvero per noi siciliani e agrigentini la donna. Tra l'altro anche, perdonami, in questo spettacolo c'è anche un tuo monologo dedicato alla donna. Sì, esatto, c'è un monologo dedicato alla donna. Tra l'altro questo spettacolo io l'ho scritto insieme a un autore che non è siciliano, ma che scrive meglio, come è meglio dei siciliani di Sicilia, che si chiama Angelo Callipo. Poi ci sono delle musiche straordinariamente belle di Francesco Buzzurro, cosa della quale sono orgoglioso, perché sono state scritte apposta per lo spettacolo. Confesso che nella mia vita io ho vissuto solo da quell'attimo, l'attimo in cui, stanco di lanciarmi in avanti, mi sono invece attardato sul tuo grembo, attirato dal suo palpitare, dal sangue che in esso corre immensamente caldo, e ho sentito che da quel grembo un tempo ero già venuto, perché è dal grembo di una donna che si nasce, da sempre e per sempre. Da quell'attimo sei stata l'unica terra che ho attraversato, senza mai concedermi riposo. Ho navigato infinite quantità di fiumi, risalendo le vene azzurrine che affiorano la tua pelle. Ho respirato tutti i profumi del mondo, ogni volta che ho respirato il tuo fiato. Con te ho assaggiato il mare, ed era salato. Ho guardato nei campi, e ho trovato i frutti. Ho scrutato le nuvole, e ho aspettato che la pioggia mi bagnasse. Finché ho imparato che tutto ciò che è sicuro non può far male. Sicuro i tuoi seni che si muovono sul mio petto, sicuro il
tuo abbraccio, in cui abbraccio ogni cosa che esiste. Sicura la tua bocca che mi rende affamato. Sicuro il tuo sonno vicino a me nella notte. Sicuro il tuo bacio su cui mi chino per baciare la terra intera. Resta, ti prego, resta ancora un po' qui, seduta accanto a me. La luce, guarda, sta cambiando poco a poco. Una fiammata colora l'orizzonte, lo accende senza bruciarlo. Questo crepuscolo, così denso che se allunghi la mano, puoi sentirne la consistenza. Questo fondale, strisciato da un pennello divino, che come una culla antica e mai dimenticata, dà riposo ad ogni mia stanchezza. Tutto questo, amore mio, mi imporrebbe il silenzio della meraviglia, dello stupore, della contemplazione. E invece sono qui ancora a cercare parole per raccontare l'incanto della tua presenza. Ricordiamo che la regia è di Pino Quartullo, suo grande amico e collaboratore sin dagli esordi. Ma intanto veniamo da una scuola, quindi la formazione è identica. Tra l'altro Pino era una specie di geniaccio, perché mentre studiava con noi recitazione, perché la scuola di proietti era una scuola di recitazione e basta, lui si stava diplomando all'Accademia d'Arte Drammatica come regista e nel frattempo ha trovato anche il tempo di laurearsi come architetto. Quindi quando si dice uno che cose quando ne vuole fare, si possono fare tutte. E lui le ha fatte tutte, da questo punto di vista è straordinario. Tutte le volte che io ho fatto uno spettacolo da solo, ho voluto che fosse lui il regista, perché è cominciato quasi per caso con Il Cenone in mezzo al mare, che è il mio vecchio primo spettacolo in cui mi sono esibito da solo completamente, che poi è stata la mia favoletta di Cenerentola, perché quello spettacolo lo feci in un teatrino romano che si chiamava L'Orologio, lo venne a vedere Garinei, lo portò al Sistina, quindi diventò un grande spettacolo. Quindi il primo, e Garinei, da quel gran signore che era, rispettò tutto quello che c'era, la regia di Quartullo, le scene. Ecco, l'unica cosa, la scena la volle fare lui perché si trattava di un isolotto. Comunque, per rispondere alla tua domanda più a tono, Pino Quartullo è un grande regista, un grande amico e mi fa molto piacere che sia lui l'occhio esterno, soprattutto quando devo fare una cosa da solo, sennò sarebbe anche presuntuoso farsi pure la regia. Già l'ho scritto, l'ho prodotto insieme a mia moglie in realtà, perché lei è l'amministratrice di questa società che abbiamo fondato, che produce gli spettacoli. Andando invece adesso un po' a ritroso nel tempo, quando a 13 anni, assieme alla tua numerosa famiglia, sei il questa primogenito. Questa è una storia molto bella, Daniela. Sei la racconto il primogenito sempre. Di 5 figli, quindi a 13 anni lasciate Agrigento e vi trasferite a Roma. Sì, ti dico, per questo la racconto volentieri, è una storia molto bella secondo me. Io sono il primo di 5 figli, siamo 5. A 12 anni puoi immaginare quanto fossero più piccoli di me gli altri. Certo. Ciò nonostante, papà e mamma, prima di prendere la decisione, che loro volevano comunque sottoporre al nostro giudizio, fecero una riunione di famiglia vera e propria. Cioè, quindi volevano il sì di una bambina di 2 anni. Di 5. Ma insomma, io già avevo 12 anni, c'era mia sorella Patrizia che ne aveva 10, Gabriellina ne aveva 8 e così via. Però, e noi capimmo che lo facevano per offrirci una sede universitaria, per offrirci più chance, più occasioni. Quindi capivamo perfettamente che lo facevano per noi. Però gli chiedemmo, facemmo una specie di patto. Dice, papà va bene, mamma va bene, però a patto che ci promettiate che noi tutte le volte che volessimo ritornare ad Agrigento dobbiamo avere la possibilità di farlo. E così fu. Quindi questo cordone ombelicale con la nostra città, anche per merito loro stesso, non è mai stato reciso. Quindi quando mi dice ancora parli Giorgio Indano, mi fa piacere, non mi manca Agrigento perché ci sono sempre, ci vengo spessissimo. Buongiorno signor Lei, ma l'ultimo chi è lei? Ah, prima c'era una signora e non ne ho visto io qua arrivando di signore. Ah, si è assentata un attimo. Ho capito. Allora non è che siamo cretini e facciamo la fila. Oh, non intendevo noi inteso come lei ed io. Noi plurale. Tutti quelli che stiamo qua in coda. Ma quelli che sono tutti bidoni suoi? Complimenti, eh?
famiglia numerosa. No, per carità, ha ragione, non sono fatti miei. Lei si può prendere tutta l'acqua che c'è. E chi l'acqua c'è? Noi non la vediamo, ma c'è. E chi Dio la vediamo, ma c'è. Non è che perché se uno non vede una cosa, vuol dire che quella cosa non esiste. Anzi, di solito, più le cose sono importanti, più noi non le vediamo. È per questo che bisogna avere fede. Per tutte quelle cose importanti che uno non vede. Se no, perché a casa mia, prima di aprire il rubinetto, mi faccio il segno della croce. Per un uomo di spettacolo quale tu sei, quanto è importante avere dietro le proprie spalle, insomma, una famiglia come la tua, una famiglia così unita? Avere anche oggi un papà di 91 anni che nonostante la sua veneranda età è un uomo molto attivo, un uomo che ha tanta voglia ancora di fare e di dare. Questo è importante guarda, per un uomo di spettacolo. Guarda, io dico sempre una cosa, Daniela, perché mi si chiede sempre, per esempio, ovviamente anche mi fa anche piacere, ormai sono diventato anche, come dire, non sono più un giovane attore, sono un attore o comunque una persona con una certa esperienza. Lo dico sempre ai giovani, il fatto di avere avuto una famiglia così unita, quei genitori che si occupano solo ed esclusivamente della crescita dei figli, imponendo a se stessi di diventare esempi per i figli, quindi non è mai così facile, così scritto, così, perché le tensioni ci sono sempre, ma io non ho mai visto i miei alzare la voce l'uno con l'altro. Ci sono tensioni, ci sono le preoccupazioni. Io e i miei genitori le preoccupazioni gli ho dato tutte quelle che gli potevo dare. Non è che non gli ho fatto mancare niente. Ma questo non significa che poi non c'è stata una... È così come anche i miei fratelli. Adesso non voglio esagerare, non voglio preoccupare nessuno. Non abbiamo fatto nessuno di noi figli cose gravi. Però le cose che ci sono normalmente, le tensioni di una famiglia, le preoccupazioni del futuro, eccetera. Papà e mamma sono stati due esempi viventi, continuano ad esserlo. Ancora oggi, che io ho 56 anni, non è che sono un bicilindro. Ancora oggi, prima di fare una cosa... Io ho dei punti di riferimento nella mia vita, che sono papà, mamma, lo è stato Pietro Garinei, lo continua ad esserlo Gigi Proietti, lo è mia moglie Ombretta, naturalmente. Però al di là di questi punti di riferimento, loro mi hanno insegnato che l'unica persona che tu non devi deludere è te stessa. Un altro personaggio a cui sicuramente devi dire grazie è anche Gino Bramieri. Sì, è stato un maestro sul campo. Il mio maestro, l'ho detto e lo ripeto, è stato Proietti, perché io ho avuto quel grande privilegio di... A essere formato in questa scuola in cui Gigi Proietti ancora adesso ha in mente quel modello, cioè l'attore che possa saper fare tutto, comico, drammatico, non c'è differenza fra i vari generi, li abbiamo fatti noi per una esemplificazione nostra letteraria del mondo dello spettacolo. In realtà tu fai Kurt Lynn, fai Feydeau, fai la pochade francese o fai Pirandello, o fai Kleist o Shakespeare, la disciplina è identica. Questo per fortuna ho potuto impararlo anche dal grande Pietro Garinei. Gino Bramieri è stato un maestro sul campo. Gino Bramieri, io da ragazzo mi chiedo, intanto io ebbi il nome in ditta con Bramieri, quindi anche un privilegio, voglio dire, io non ero così già così famoso da poter ambire a tanto. Quindi per dirti, anche in quel caso fu Pietro Garinei che credette in questo ragazzo allora, questo giovane promessa, diciamo così, per dire guarda io ti sto dando tutti... come dire, credo in te, cerca di non deludermi, e ovviamente ho cercato di non deluderlo, naturalmente ci ho provato, se non altro. Sicuramente da Gino Bramieri imparavo delle cose senza rendermi conto che le stavo imparando, perché c'era una grande esperienza, c'era una grande... Tu in quinta ti chiedi perché sta facendo così Gino, perché stasera ride, perché stasera arrabbiato quando non ci viene l'applauso. Quindi se non sei un brocco, qualcosa impari, rubi da questi grandi. Questo, il mio grande privilegio è stato questo, di poter lavorare con grandissimi attori, Rossella Falk, Valeria Morricone, sono tante le persone a cui devo qualcosa. Se dovessi tu chiedermi devi ringraziare qualcuno, non venissimo più. Chiedo scusa ai nostri telespettatori, questo che vedete inquadrato, caro signori, è il sogno geografico di tutti noi meridionali. Uno spettacolo molto amato dal tuo affezionato pubblico è sicuramente Nord e Sud, è scritto a quattro mani con Renzo Barbera. Il prossimo 17 marzo festeggeremo i 150 anni dell'Unità d'Italia, quindi uno spettacolo che torna prepotentemente attuale. Il Nord, ti ringrazio della domanda. Allora, intanto succede, e ne sono orgogliosissimo, che proprio per i festeggiamenti del 150° anniversario a Roma hanno scelto proprio il mio spettacolo per fare, faranno tante cose, ma il mio spettacolo ci sarà. Lo chiameremo Nord e Sud, lo chiameremo un compleanno Italia, non lo so, però
è stato accolto questo mio progetto, sì. E quindi mi ha fatto molto piacere. Renzino Barbera lo vidi per la prima volta alla Rupe Atenea, dove da ragazzini, tu non te lo puoi ricordare, ma i tuoi genitori sicuramente sì, c'era un locale dei fratelli Flora che si chiamava la Rupe Atenea, in alto, con una vista stupenda, e in quel locale si sono avvicendati nomi importanti, venivano i Pooh a fare i concerti, venivano gli grandi attori del Bagaglino di allora, e tra questi veniva Renzino Barbera. E noi ragazzi stavamo tutti intorno a lui a guardarcelo beato, perché Renzino ci ha insegnato, non soltanto a noi, a generazioni di siciliani, a conoscere la Sicilia, ad amarla, a rispettarla, ridendo delle cose nostre. È stato lui il primo a insegnarci a poter ridere del Rontotò. Sono generazioni che si sono hanno coltivato questo mito del siciliano, come lo raccontava Renzino, che voleva parlare in italiano con una specie, insomma. Poi Camilleri ci ha fatto le sue fortune dal punto di vista letterario, ma insomma il seme era quello, Renzino, il parere di Don Totò. Come avete visto, il popolo ne approfitta per arrampicarsi nella chiesa e baciarlo. Naturalmente ne approfitterò anch'io. Vi ho detto che veneriamo un santo nero, quindi non sappiamo nemmeno cosa sia il razzismo nel nostro DNA. Non sappiamo cosa sia. Quel primo seme buttato da quel genio meraviglioso dell'umanità che è stato Federico II, ad Agrigento era una cosa concreta. Non era solo una dichiarazione di intenti. Tutte le varie civiltà possono e debbono convivere insieme. I siciliani, perché siamo così particolarmente? Perché tutti sono venuti a dominarci, ma non hanno dominato un bel niente. Sono venuti i musulmani, i turchi, i fenici, arabi, greci, civiltà meravigliose, ma non hanno conquistato un bel niente. Siamo noi che abbiamo preso il meglio da loro, rimanendo con una fortissima identità siciliana. È questo che fa del popolo siciliano. Poi oggi sfasciamo tutto, non va bene mai niente, i giurgentani siamo, niente, che affari, questo è nella norma. E invece quello di buono che c'è ce lo dobbiamo valorizzare. Il mio atteggiamento critico ogni tanto nasce dal fatto che mi arrabbio a vedere quante cose meravigliose abbiamo, anche dal punto di vista imprenditoriale, quanti ragazzi fanno cose nuove, cercano di migliorarsi, e poi dice, vabbè, come a fare, non funziona niente. Non è così. Ci avviamo alla conclusione di questa bella intervista. Allora, un pregio e un difetto di Agrigento, sperando che ce ne sia soltanto uno. Altro forse è questo qua del quale vi sto parlando. Non credere troppo in noi stessi, sì, forse. Ecco, bravo. Un quasi autolesionismo, quando invece i valori che sono nostri, ma forse perché siamo abituati, i valori della famiglia, la lealtà, i giurgentani, viviamo per stare insieme agli altri, amiamo rapportarci con gli altri, siamo allenati, lo diciamo qualche volta, sembra presuntuoso da parte nostra, i cristiani no, risquadriamo, come si dice ad Agrigento, siamo abituati a fargli la radiografia, ma perché? Perché abbiamo sempre avuto la curiosità e tutto sommato il rispetto. C'è un sogno nel cassetto di Gianfranco Iannuzzo o qualche personaggio con cui vorresti lavorare? Qualche spettacolo che vorresti fare? Ma guarda, ce n'erano tanti nel corso del... Uno per esempio era Iola, ed è stato un sogno realizzato, ho anche dovuto aspettare, e ho fatto bene ad aspettare naturalmente. Ho aspettato tanto da rischiare di poter fare Mezzo Iola o Zio Simone, perché si aspettava ancora un po'. Però ho aspettato che fosse Proietti a fare la regia, ho avuto ragione perché ha fatto una regia meravigliosa, si è dato con grande generosità. Un altro mio sogno nel cassetto è fare prima o poi il Cyrano di Bergerac, che mi piace molto, un personaggio della letteratura teatrale bellissima, tutto tondo, un uomo poeta, romantico, però al tempo stesso di grande polso, un personaggio che mi piace molto. Un piccolo rammarico, quello di, pur avendo lavorato anche con Gigi Proietti, mio maestro, non sono riuscito a lavorare con Gassman. Questo è un piccolo rimpianto che ho, perché avrebbe forse potuto esserci un'occasione, ma non, le cose non sono andate a buon fine da questo punto di vista. Mi sarebbe piaciuto lavorare con Visconti, per esempio. Mi piacerebbe lavorare con moltissimi registi italiani di adesso, che fanno il cinema anche, perché noi anche lì ci diamo un po' la zappa sui piedi. Ci sono registi italiani nostri di adesso meravigliosi. Non faccio ancora una volta nomi per non rischiare di dimenticarne troppi, ma ce ne sono veramente meravigliosi. E poi certo, un grande attore italiano con cui mi piacerebbe lavorare prima o poi è Glauco Mauri, per esempio. Ecco,
Ho lavorato con Gabriele Lavia, che giudico un grandissimo regista, un grandissimo attore, ma ero troppo piccolo. Mi piacerebbe ripetere un'esperienza con lui. Mi piacerebbe lavorare con Gigi Proietti, naturalmente. Anche perché c'è questo rapporto privilegiato di amicizia vera. Ti dico solo questo, di cui sono orgoglioso. Tanto amico Gigi che Liolà non solo l'ha diretto, ma se l'è prodotto lui con i suoi soldini. Quindi pensa quanto ci credeva nell'operazione. Infatti lui, per scherzare, diceva a Gianfranco: ho fatto io, ma ho dei fratelli, o la sede. Per concludere, davvero, il talento è fondamentale, ma anche le occasioni che la vita ci dà. Assolutamente, è quello che sto dicendo. Sono molto per i giovani, perché quando lo sono stato io ero una spugna, e questo li voglio stimolare a fare tante cose fatte bene, perché poi i ragazzi, quando siamo ragazzi, lo sappiamo se abbiamo talento. Quando un uomo si guarda allo specchio, lo sa davvero che cosa può fare, quali sono le potenzialità. Non si scherza mai su se stessi. Con questo mestiere non bisogna scherzare, perché il rischio, sapete qual è? Che poi non faccio nomi di televisioni, cose, ma insomma gli esempi ce li abbiamo sotto gli occhi tutti. Sembrano meteore, sembrano ragazzi che hanno successo, gli danno i soldini per fare una partecipazione. Poi diventa scendere da quel cavallo, che è un cavallo però senza i garretti, perché non è fondato su nulla. Quel successo, il successo, che è una brutta parola, comunque arrivare a migliorarsi, questo dobbiamo cercare di aspirare sempre, migliorarsi di volta in volta, lo dico con un pizzico di umiltà, però io imparo ancora oggi ogni cosa, anche da un mio tecnico, ogni giorno imparo una cosa, ma perché io sono predisposto a cercare da imparare dagli altri. Questo mi piacerebbe che facessero i giovani, no? Che si arresbigliano la mattina, ci voglio fare l'attore. Fare l'attore significa studiare, avere disciplina. E poi la disciplina, la cosa bella è che il mestiere dell'attore, perché è affascinante? Perché è un gioco. È un gioco in cui tu, è chiaro, lo spettatore va a vedere una cosa, sa benissimo che va a vedere una cosa finta, ma deve anche pretendere che deve essere talmente finta da sembrare vera. Tant'è vero che uno dei complimenti più belli che fanno agli attori è: cioè, non sembrava che tu recitassi. È la cosa più bella che uno spettatore ti possa fare come complimento, no? Che deve essere un po' vero, talmente finto da sembrare vero, perché poi lo spettatore lo sa che assiste a una cosa. Il fascino del teatro è questo. No, ma non il teatro, della rappresentazione, il cinema. Perché è bello il cinema? Il cinema, tu scordi che qui sono attori che stanno, sei al cinema, perché sei entrato dentro la storia. Vuol dire che sono attori bravi, vuol dire che stai guardando Al Pacino, che stai guardando De Niro, che stai guardando Dustin Hoffman, oppure molti nostri attori bravissimi, Castellitto, insomma, ecco, per dire, no? Ce ne sono tanti. Ti ringraziamo per averci concesso questa intervista e in bocca al lupo per lo spettacolo Girgenti, amore mio. Grazie, grazie.